Allora ragazzi, mamma che palle quando arriva la sosta della nazionale, voi non potete capire io come la prendo, la prendo male, la prendo male. Della nazionale me ne frego, cioè a me la nazionale la guardo agli europei, ma non sono quel tifoso là che dice ah ci sono le qualificazioni, c'è la National League, cioè, ma che me ne frega, che me ne frega. E cioè 15 giorni senza il Lecce ragazzi è un casino, è un casino. Proprio da pera di varichina. Allora, ragazzi, innanzitutto stasera pomeriggio alle 16:30 sarò ospite del canale di Pietro Pani. Parleremo di Lecce Cagliari e parleremo anche, diciamo, di entrambe le squadre. Quindi, se vi va, se avete tre quarti d'ora liberi, alle 16:30 sul canale di Pietro Pani e ci divertiamo un poco. Poi, Lecce, classifica. Parliamo un attimo, vediamo un attimo cosa è successo. Ragazzi, questo campionato, io sapete come lo vedo? Cioè, già lo vedevamo così, no? Lo vedevamo così perché all'inizio tutti dicevamo ci sono squadre come il Como che spendono, ci sono squadre, ok, cioè già avevamo un'idea, ce l'avamo fatti un'idea, anche delle squadre che sono salite dalla Serie B alla Serie A. Ma ragazzi, io questo campionato lo vedo più difficile di quello che pensavo che fosse. Perché andare a vedere un Verona che gli fa tre gol al Napoli, cioè ti sotterra il Napoli, poi ieri va a Genova, ammalassi e ti vince a Genova. Io il Verona, sinceramente, l'avevo messo tra quelle con cui ci saremmo giocati la salvezza. E per carità, siamo alla terza giornata ancora. Però ragazzi, è un Verona che già sta mettendo punti in cascina, come fece il Lecce l'anno scorso, no? Punti in cascina che poi, come ripeto, è successo al Lecce l'anno scorso, diventeranno importantissimi a fine campionato, perché ricordatevi che il Lecce non è mai stato nelle ultime tre ed è stato anche ad una distanza di sicurezza dalle ultime tre. E il Verona sta facendo la stessa cosa che il Lecce fece l'anno scorso. È un Verona davvero concreto, ecco la parola giusta è concreto, perché non è bello, io ho visto un po' di partita, non è che dice tutto questo gioco spettacolare, però è concreto, c'ha tre occasioni e fa due gol. È una squadra che ti fa gol, è una squadra che in questo momento viaggia sulle ali dell'entusiasmo. Andare a Genova e vincere a Genova non è facile, ragazzi. L'Inter, la prima partita, ci ha sbattuto. E gli è stato imposto il pareggio, è andato in Verona e ha vinto 2-0. Ora, quindi capite i tre punti contro il Cagliari che valore assumono? Assumono un valore davvero al di là di quello che pensavamo noi, perché ragazzi, dobbiamo individuare queste squadre che si metteranno sotto Lecce e si giocheranno, diciamo, e staranno con l'acqua alla gola come è successo l'anno scorso. Per ora ci siamo tolti, ma siamo alla terza giornata. Alla terza giornata, quelle sono classifiche che bastano una vittoria. Vedete, no? Il Lecce ha preso 6 gol dopo due partite, ne ha fatti 0. Alla terza partita vinciamo 1-0 e siamo a metà classifica. Cioè, diciamo, è una classifica che oggi non conta. Per questo io dico, cerchiamo di impegnarci, ma quello l'impegno il Lecce lo mette, lo mette. E i primi 20 minuti contro l'Atalanta sono stata tanta roba, sono stati davvero tanta roba. A Milano con l'Inter, il Lecce non ha fatto la brutta figura che ha fatto l'Atalanta. Ok, cioè, nel senso siamo stati più tosti. Diciamo il Lecce sì, era inferiore, ma siamo stati più tosti. Ora, Lecce-Cagliari, no? Innanzitutto non hai preso gol, anche grazie a Falcone, però io. Che qualcuno ieri mi ha scritto: sì, però se non hai preso gol devi ringraziare anche Falcone. Ragazzi, Falcone è il portiere del Lecce, cioè, ma di cosa stiamo parlando? Falcone fa parte della squadra del Lecce, il portiere sta lì per parare. E quindi, quando il portiere fa una parata, non è che io devo ringraziare il portiere, cioè, sì, lo ringrazio, ma in un altro modo, non è che gli dico ehi, grazie, sai, oppure se l'attaccante fa gol, quello è il loro lavoro, e cioè, il portiere fa parte della rosa. Della formazione, quindi quando il portiere para ha fatto il suo dovere e noi abbiamo un grande portiere davvero che ci ha fatto le parate e ci ha salvato il risultato. Ma questo non significa ringraziare lui al posto, per esempio, di un Gilbert,
che davvero ragazzi ha fatto un partitone, più lo guardo più mi esalta quel calciatore. Davvero, davvero tanta roba ragazzi, e a me mi ha fatto, cioè io ho dimenticato Gendrea in alcuni momenti, anzi per 90 minuti, per 60 diciamo, fino a quando c'è stato lui, ho dimenticato, ma anche Gen quando è entrato non è che ha fatto male. Ieri Gotti, cioè l'altro ieri, no? Nella conferenza stampa del dopo partita, si lamentava un poco del fallo di espulsione. Insomma, lui diceva che Dolgu giustamente andava ad impattare sul piede del calciatore del Cagliari dopo aver preso il pallone, aver preso posizione, ed è vero. Ma ragazzi, oggi la regola dice questo: ricordatevi Baschilotto, no? Ci hanno fatto la stessa cosa su Baschilotto. La federazione ha risposto a Gotti, a quello che ha detto a Gotti, ha detto: ne prendiamo atto, cercheremo di correggere questa cosa, ma la regola oggi è questa. Quindi non è che l'espulsione non ci fosse, l'espulsione c'è una regola che dice che quella è espulsione ed è espulsione. Ok, infatti io non mi sono neanche, non ci ho parlato neanche più di tanto. Però ragazzi, Gotti ha ragione, cioè stiamo giocando a calcio, il calcio sta perdendo sempre quel tocco cioè, tutto quell'agonismo, no, che vedevamo prima, sta andando sempre scomparendo. Tra poco fischieranno fallo anche con spalla a spalla. Cioè, capite? Non è più quel calcio bello, tosto di una volta. E quindi, ragazzi, Lecce, continuando a parlare di Lecce Cagliari, non solo ha vinto, ma ha fatto anche una bella partita. In 11 contro 10, io giuro, avevo dimenticato di essere in 10. Perché nel secondo tempo a me non dava proprio l'impressione di essere in 10, e in 11 contro 10 abbiamo avuto anche tante opportunità per fare gol, per fare il secondo gol. Quindi capite che sono contento. Cioè io davvero me ne esco da un Lecce Cagliari, cioè mi faccio una sosta contento e dico: vabbè, allora ragazzi, quando abbiamo perso contro l'Inter Atalanta, che anch'io l'ho fatto, che già stavamo cominciando a dire: ma siamo all'altezza della situazione. Siamo all'altezza della situazione, ragazzi, siamo all'altezza della situazione, e i nuovi arrivi a me piacciono. Gaspar nel gol di Kristovic, cioè, sì, quello sì, sicuramente sarà uno schema, tutto quello che volete, ma da lì stai quasi nell'area piccola, no? Uno tira in porta, invece no, la mette in mezzo, e Kristovic da grande ariete si è buttato lì e ha anticipato il difensore. Ragazzi, tanta roba, davvero, tanta roba, sono davvero contento. Quindi vi raccomando ragazzi, se vi va, se avete 3/4 d'ora liberi, sul canale di Pietro Pani, ore 16:30, adesso metterò il post nella community, ore 16:30, ci divertiamo un po' a parlare di Lecce Cagliari, va bene? Ciao a tutti.